Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, intanto fatemi un applauso, ragazzi. Oggi è una giornata importante, oggi è un momento di riflessione, parliamo di prevenzione di salute, parliamo di sicurezza nei posti di lavoro. Quella del 28 di aprile non è una giornata scelta a caso, perché oggi è proprio la giornata mondiale per la salute e per la sicurezza sul lavoro. Diamo giusto dei numeri, ecco, per capire di che cosa stiamo parlando. Soltanto tra gennaio e febbraio di quest'anno in Italia si contano 100 vittime, con una tragica media di 12 decessi alla settimana. Sono 73 gli infortuni mortali in occasione del lavoro, mentre quelli sono quelli in itinere, 27. La sicurezza nel mondo del lavoro è un tema sempre all'ordine del giorno. Aumentano gli infortuni, anche gravi, aumentano in modo preoccupante le malattie professionali. Io sono del parere che la comunicazione sia fondamentale, bisogna parlarne, bisogna sempre sensibilizzare quale posto migliore e quale pubblico migliore sono quello dei ragazzi. E quindi io ringrazio la scuola e quindi ringrazio il secondo istituto comprensivo Falcone Borsellino di Cassibile nella figura della dottoressa Agata Balsamo che ci ospita insieme a Don Salvatore Arnone della parrocchia di San Giuseppe di Cassibile. È molto importante, tra l'altro io so che questa scuola è molto vicina a questo argomento e quindi ancora una volta va un ringraziamento e un applauso alla dirigente e alla scuola. È giusto che si faccia sensibilizzazione, è giusto comunicare. Questo incontro vuole ribadire quindi l'importanza che rappresenta l'impegno di tutte le parti coinvolte, che siano le istituzioni, i datori di lavoro, i lavoratori stessi. E sono parti che ciascuno di loro appunto godono di diritti, di doveri e di responsabilità. Prima di andare ai saluti ed entrare nel vivo di questo incontro, vi voglio ricordare che quest'oggi sarà presentata dalla professoressa Cristina Lescio il bando della 7ª edizione del premio Sicurezza sul Lavoro, dedicato alla memoria di Antonio Galvano, papà di 2 alunni di questo istituto, un papà vittima del lavoro. Bene. Andiamo ai saluti e quindi la dottoressa Agata Balsamo, dirigente del secondo istituto comprensivo Falcone Borsellino di Cassibile. Prego. E allora, benvenuti a tutti. Sono lieta di dare, appunto, di ringraziare tutti gli intervenuti, i ragazzi, gli insegnanti, Don Salvatore Arnone che ci ospita e lo ringrazio vivamente per averci concesso questo spazio, perché purtroppo noi non abbiamo spazi così ampi per poter stare tutti insieme. E tutti gli intervenuti a questo tavolo di cui che sentirete tra poco. Non voglio dilungarmi su questo, voglio semplicemente sottolineare il fatto che questa è la 7ª edizione di questa giornata, quindi non è un momento casuale. Abbiamo voluto rispondere al dolore che ha colpito questa comunità, perché la scuola ha sempre cercato di una relazione intensa e ricca col territorio, proficua, e quindi abbiamo voluto legare al dolore di una famiglia, no, di una famiglia dei nostri alunni, di una nostra famiglia, e far crescere questo dolore piuttosto che restare un momento solo di tristezza, farlo crescere e farlo diventare una cosa propulsiva che ci permettesse di riflettere, perché per fare in modo che le nuove generazioni e tutta la comunità avessero una attenzione a questa tematica che appunto, come si diceva prima, non passa mai di moda purtroppo, anzi gli incidenti sul lavoro e le morti sul lavoro mi pare che raggiungano numeri veramente preoccupanti. E quindi volevamo che tutti riflettessero, che i ragazzi crescessero con questa sensibilità, e per questo abbiamo istituito questo concorso che abbiamo sempre favorito per permettere ai docenti e ai ragazzi di trattare la tematica almeno in un periodo dell'anno, almeno una volta l'anno, in modo che tutti si sia più consapevoli dei rischi che si vanno correndo in qualunque situazione di lavoro e dell'importanza della prevenzione, quindi conoscere per evitare che succeda il peggio, conoscere per richiedere fortemente i nostri diritti e per sottolineare quali sono i comportamenti da tenere.
Quindi io non voglio, volevo anche dire che appunto l'importanza della sicurezza sul lavoro passa attraverso la dignità del lavoro, quindi questa che è una zona diciamo periferica rispetto al centro città, molte volte è stata al centro di riflessioni, di attenzioni proprio per quanto riguarda questa tematica. L'attenzione non deve calare, la scuola è qui come posto dove si elabora cultura, quindi nonostante siamo un primo ciclo, perché alcuni ci dicono ma non siete neanche una scuola superiore, come mai affrontate questa tematica? Noi pensiamo non sia mai troppo presto per crescere dei cittadini consapevoli, quindi io passo poi la parola al primo dei relatori, vi ringrazio e sollecito i ragazzi eventualmente a intervenire e a fare delle domande se questo è nel vostro desiderio. Grazie a tutti. Grazie per questa parte. Grazie. Grazie. Sì, qualcuno dice se i ragazzi si vogliono avvicinare, non lo so, la professoressa gestisce le classi. Posturate, fate un passo avanti, anziché farli in giro, forza! Ragazzi, siete in forma, come io lo so. Avvicinate, Steven, yes, su. Oggi niente interrogazioni, quindi non è un problema. Prego. Allora, grazie perché siete qua. È un luogo evocativo, simbolico. Sarò molto breve. Sono stato provocato proprio dalla coordinatrice. Dici fatemi un applauso. No, già te l'abbiamo fatta. Questa provocazione e da alcune espressioni della preside mi rifaccia Simon Weil, un'ebrea. Che diceva, e quello che diceva l'ha realizzato, l'ha praticato. L'educazione è un fatto di attenzione. Bisogna essere attenti alla realtà, non alle idee. Prima viene la realtà, poi le idee. Prima il tempo, ecco, avviamo i processi. Questo è il pensiero di Papa Francesco. Lo spazio è sempre spazio di potere. Il tempo avvia processi. Ma ci vuole attenzione. E anche la preside ha sottolineato questo termine. Cerchiamo di essere attenti alla realtà e intervenire con tutte le ricchezze, le potenzialità che abbiamo a disposizione. Non voltiamoci dall'altra parte. Proprio Buffa mi ha fatto leggere il telefonino che oggi dove a Siena è crollato il tetto di un casolare. Un giovane di 30 anni è morto. Se ci abituiamo ai morti come ci stiamo abituando alle guerre, questo è un fatto. Ma l'abitudine è una brutta bestia. Per me è il peccato originale. Perché non posso dimenticare di essere prete e qualche cartuccia me la devo sparare, no? L'attenzione, che non è un fatto degli occhi, è innanzitutto e soprattutto un fatto del cuore. E ogni tanto mettiamo la mano sul cuore, perché ci siamo abituati anche al cuore. Il cuore è una ricchezza impagabile, parla, fa silenzio, denuncia, provoca, accarezza, abbraccia, ma certe volte ci indica orizzonti che tutti insieme dobbiamo cercare e perseguire. Se siamo soli, il solo arriva subito alla meta, non ha pesantezze, non ha scocciature generate dal gruppo, però mamma mia, per me io dubito dell'inverno, qualcuno si può scandagliare, non mi interessa niente, ma per me è estrema solitudine. Tutti insieme dobbiamo mettere un mattone. Perché? Perché innanzitutto, soprattutto e ultimamente dobbiamo essere testimoni e cercatori di vita.
Grazie. Adesso i saluti di Roberto Alosi, segretario generale CGL Siracusa. Sì. Grazie. Grazie, intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questa occasione e grazie davvero per l'iniziativa e il tema che l'iniziativa di oggi porta alla nostra attenzione. La presenza di tanti giovani in questa sala ci conforta per certi aspetti, perché anche su un tema così drammatico, lo ricordava in apertura la coordinatrice, cioè il tema della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, credo che l'attenzione dei giovani che sono e saranno i lavoratori da qui a qualche tempo è estremamente importante. Guardate, noi, il nostro è un paese in cui muoiono sul posto di lavoro mediamente 3 persone al giorno. E se guardiamo con attenzione la Sicilia, la nostra terra, nel 2022 abbiamo segnato 50 caduti sul lavoro. E se guardiamo a Siracusa, la nostra terra, nel 2022 abbiamo subito 6 morti sul lavoro. E chiaro che i numeri in assoluto dicono poco, va messo in relazione poi alla platea occupazionale, cioè quanti sono i lavoratori, ma in proporzione noi segniamo un indice fra i più alti d'Europa. E allora bisogna interrogarsi, qualcosa non funziona. È una strage davvero da bollettino di guerra. Ed è un vulnus, un dramma rispetto al quale, e lo dico ai ragazzi che saranno futuri lavoratori, ma sono i cittadini che stanno crescendo, è un tema del quale, ragazzi, si parla troppo poco. Chi dovrebbe tutelare la salute e la sicurezza? E io aggiungo, in una giornata come quella di oggi, che è la giornata, pensate, oggi si celebra la giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro. Io aggiungo, oggi dobbiamo fare in modo, nella nostra terra e per la ricorrenza che noi oggi celebriamo in questo territorio, dobbiamo aggiungere alla salute e alla sicurezza un termine che raccoglie dentro, cioè quello della legalità, che è un tema centrale anche nel mondo della scuola, perché laddove vengono meno i vincoli di legalità nel mondo del lavoro, che significa prioritariamente l'attenzione al valore supremo della vita, che sta al di sopra del lavoro, tutelare la vita, quando si allentano i sistemi attorno alla protezione della legalità, noi scivoliamo lentamente nel dramma che sta vivendo il nostro paese in termini di infortuni, di malattie professionali e, ahimè, di decessi sul lavoro. Allora la scuola, ecco, in una delle proposte, e mi taccio davvero per dare spazio naturalmente a tutti, in una delle proposte che abbiamo presentato tutte le organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali, ragazzi, sono quelli che rappresentano i lavoratori, i diritti, le tutele dei lavoratori. In una delle proposte che abbiamo presentato al governo nazionale, al governo regionale, e lo presenteremo adesso al governo locale, perché anche sul territorio è possibile intervenire in qualche modo, è proprio quello di inserire, diciamo, istituzionalmente nelle scuole una materia che parli della cultura del lavoro, che parli della prevenzione e dell'attenzione alla salute, perché chi di voi fra qualche tempo si affaccerà al mondo del lavoro deve conoscere quali sono
le tutele che il datore di lavoro deve garantire per custodire la vita del lavoro e del lavoratore. La preside diceva poco fa, la scuola è, me lo sono scritto, elabora la cultura, è luogo e palestra di elaborazione, di coscienza, di costruzione, di stimolo per una lettura della realtà, come diceva bene il vostro parroco, che va interpretata, va letta e va in qualche modo cambiata laddove non funziona. Non è più tollerabile che i morti sul lavoro, in questi numeri davvero da bollettino di guerra, rischino in qualche modo, diciamo, di passare come se fosse una cosa normale, di diventare invisibili. Nessuno può uscire da casa per andare a lavorare e non farne ritorno. Nessuno. Si va a lavorare perché si ha la necessità di vivere, perché si ha la necessità di diventare da semplici uomini cittadini che partecipano alla ricchezza del paese. Ma questo deve essere in cima all'attenzione di chi stabilisce regole, leggi, tutele. E in questo momento mi pare che il tema sulla sicurezza del lavoro non è in cima all'attenzione né del governo nazionale, né del governo regionale, né dei governi locali. E allora chi deve in qualche modo porre al centro questo tema? Lo dobbiamo fare tutti insieme in un'alleanza sociale la più ampia possibile, perché quello che è accaduto nel nostro paese, che è accaduto a Cassibile, non abbia mai più a verificarsi. Non è immaginabile che il profitto, il guadagno, il denaro, la necessità di comprimere il più possibile i costi per avere maggiore guadagno si scarichino sulla tutela, la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori. E allora la scuola ha un ruolo importante, Presi. La scuola, e noi abbiamo chiesto al governo di istituire una materia istituzionale sulla cultura del lavoro, salute, sicurezza e legalità sul lavoro. Perché la scuola, che è davvero una palestra di formazione del cittadino del futuro, possa intervenire su un tema così importante che mette al centro il valore della vita umana. E questo, io credo, il messaggio più importante che una giornata come questa può dare a questa platea dei giovani. Vi ringrazio, è davvero bello vedervi qui. Non è facile avere platee di giovani in questo momento su un tema così importante e così drammatico. E sono certo che se stiamo insieme tutti riusciremo anche a scalfire questo muro di indifferenza che su una tragedia di questo genere non è più sopportabile. Vi ringrazio. Grazie. Andiamo agli interventi, quindi iniziamo con il dottor Biagio Saitta, medico legale delle assicurazioni, e ci parla del ruolo del medico legale. Benvenuto. Buongiorno, anch'io mi associo ai ringraziamenti per l'invito di questa bella giornata. Per la verità avevo un po' di trepidazione perché non sapevo se era meglio parlare ai giovani o agli adulti. Gli adulti molto forse conoscono questo problema, ma mi interessava rivolgermi più ai giovani, ma li vedo lontani, un po' distratti. E comunque io intanto mi sento di condividere e sottoscrivere quanto detto Roberto Alosi, che il punto centrale effettivamente è quello di tentare di istituire una materia per la sicurezza sul lavoro. Perché vedete, io ormai sono vecchietto, ho 40 anni che faccio il medico legale, e ho vissuto in questi 40 anni facendo questa attività il dramma di tanti lavoratori e famiglie di lavoratori. Ma soprattutto quello che più mi dispiace è che dopo 40 anni non è cambiato molto. Non so, per certi aspetti tante cose si sono aggravate. Se pensate che io, oltre a fare il medico, sono anche un imprenditore agricolo, la fatica che faccio a trovare persone per essere ingaggiate, non solo per trovare lavoro,
ma non vogliono essere ingaggiate perché qualcuno è già pensionato o qualcuno perché preferisce lavorare in nero, perché c'è il reddito di cittadinanza, insomma non sapendo, è come dire che non sanno che poi quando succede un infortunio, quello che succede, ognuno di noi ha questo senso di dire tanto a me non succederà, e quindi ci sono giardinieri che si arrampicano sugli alberi e possono cadere, gente che si sale sui tetti, muratori che fanno piccolo lavoretto. Proprio 15 giorni fa io sono stato ad un processo per omicidio colposo, che due soggetti che lavoravano in nero in una villetta, uno è caduto dalla scala, si è fatto fratture multiple del cranio, emorragia cerebrale. Quindi di queste cose purtroppo ne sappiamo. Allora, il medico legale, chi è il medico legale? Intanto il medico legale è un medico che dopo aver fatto la laurea ha preso la specializzazione in medicina legale, altri 3 anni di studi. E di chi si occupa il medico legale? Io penso che nell'immaginario comune di voi ragazzi pensa che il medico legale è solo quello che fa le autopsie, quindi che esamina il cadavere e capire qual è la morte. Qual è stata la causa della morte? Ma il medico legale è questo, ma è tanto altro. Soprattutto il medico legale interviene intanto cos'è la medicina legale? La medicina legale è un tipo di medicina che ha servizio della legge. Cosa significa? Significa che risponde alle esigenze della legge, perché possa fare una valutazione per rispondere a determinati requisiti di legge. Nel caso specifico, cosa è l'infortunio e perché interviene il medico legale? L'infortunio è l'incontro, è un fatto, un evento che incontra la causa lesiva con l'organismo umano. Quali sono le cause che possono determinare l'infortunio? Naturalmente quella più comune è quella traumatizzante, quella meccanica, classico soggetto a cui cade un masso sulla testa o quello che cade da un albero, ma può essere anche una causa di tipo ovarico, cioè per esempio un aumento della pressione atmosferica, quello che colpisce i palombari, o quello in cui la pressione atmosferica si abbassa notevolmente, quelli che lavorano a grandi altezze, oltre 3.000 metri, ma può essere anche di natura chimica, di natura fisica. Per esempio, e anche può essere di natura biologica, voi sapete quante persone sono morti, infermieri, medici, quindi può essere anche un virus, un batterio, che può essere importante che quando si ravvisa l'infortunio sul lavoro è che sia in occasione di lavoro. Quindi, e la causa come deve essere? La causa deve essere violenta, concentrata anche nel tempo. E naturalmente per poter avere i requisiti dell'infortunio, ma non sto qui a tediarvi e farvi capire invece che cosa si fa dopo l'infortunio. Dopo l'infortunio il datore di lavoro è obbligato a fare la denuncia, per i primi 3 giorni diciamo la indennità che viene data al lavoratore è a carico del datore di lavoro, successivamente interviene l'INAIL. Avete sentito mai parlare, ragazzi, di queste due enti che sono l'INAIL e l'INPS? INAIL e INPS sono gli acronimi. INAIL è Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni del Lavoro, l'INPS è Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono due cose ben distinte. Nel caso dell'INAIL, l'infortunio sul lavoro è appunto un ente che interviene qualora un lavoratore che si fa male. E come si fa a indennizzare un lavoratore? Che cosa succede? Questo innanzitutto dovete capire che l'INAIL e l'INPS sono due conquiste sociali, due assicurazioni. Che cos'è un'assicurazione? Certamente noi parliamo del lavoro, non sappiamo che cosa è un'assicurazione. Intanto queste due enti, l'INPS e l'INAIL, però ho paura di prolungarmi per molto tempo. Mi fermi quando avete 15-20 minuti massimo di tempo. Comunque, quindi, per dire qual è il compito del medico legale, forse per non andare oltre nelle spiegazioni, il medico legale in un certo senso stabilisce qual è, intanto deve stabilire se effettivamente si tratta di infortunio sul lavoro,
e quindi deve attivare tutta una criteriologia medico-legale per ammettere il nesso di causalità, il nesso cioè tra quello che denuncia il lavoratore e la lesione. Quindi un criterio topografico, cioè significa che se io dico che sono caduto sulle ginocchia mi devo fare male in ginocchio, non posso dire che mi fa male pure alla spalla, e quindi il criterio topografico, diciamo, della zona che fa male. Se dico che si fa denuncio che questo infortunio è avvenuto il giorno, per esempio mi lamento con il dottore medico curante che ho un dolore alla spalla, non posso dire che sia avvenuto il pomeriggio, sì lo posso dire, però bisogna stabilirlo poi se effettivamente tu non te lo sei fatto invece giocando a calcetto, quindi il criterio di esclusione di altre cause. Poi bisogna vedere il criterio modale, cioè delle modalità con cui si verifica un infortunio. Ma senza stare qui ancora ad allungarci sul criterio che ci sono alla base per stabilire se è un infortunio e se la lesione dipende da quell'infortunio, assodato questo, il medico legale deve valutare il danno. Valutare cioè di che cosa e come risarcirlo. Se voi pensate che questa cosa di valutare il danno di uno che si è fatto male c'è stato da sempre, dai tempi dei romani, dei greci, che avevano necessità che un soggetto che si facesse male, o anche quelli che andavano, diciamo, i militari, che perdevano un occhio, perdevano un braccio, perdevano una gamba, venivano in qualche modo risarciti. Quindi questa idea di risarcire il lavoratore c'è stata da sempre. Poi ora con le assicurazioni sociali interviene lo Stato. Allora il medico legale che cosa fa? Valuta l'entità della lesione, cioè la lesione che cosa ha determinato? Ha determinato soltanto un danno anatomico o ha determinato anche un danno anatomo-funzionale? E come lo esprime questo danno? Lo esprime in termini percentualistici, cioè significa questa valutazione vale 5%, vale 10%, rapportata all'integrità anatomo-funzionale del soggetto. Un soggetto vale 100, se tu ti perdi, che so, un dito, un'amputazione di un dito, vale 5, rapportato 5% significa rapportato all'integrità, quindi sulla base di quello. E naturalmente non è che qualsiasi medico può dare una percentuale, sono stabiliti per legge delle tabelle di invalidità che per quanto riguarda l'INAIL erano già naturalmente. E da che cosa scaturiscono queste tabelle? Scaturiscono da un collegio di ordini di docenti universitari che hanno fatto queste tabelle e le hanno proposte al legislatore, il quale le ha fatte sue. Mentre prima, rispetto al passato, dopo che c'era il periodo della malattia, se superavano l'11% vi era una piccola rendita che veniva data al lavoratore, dal 2000 invece ora si parla di danno biologico, cioè dove non si tiene conto soltanto del danno funzionale come avveniva prima, ma oggi basta che il lavoratore subisce un danno e viene dato, così come avviene per l'assicurazione quando si nel traffico veicolare si verificano degli incidenti e si formano e ci sono delle persone che subiscono delle lesioni, per poter essere risarciti naturalmente non necessariamente devono avere un danno funzionale, basta anche un danno anatomico. Se voi per esempio pensate al cosiddetto danno estetico, non è se io ho una cicatrice alla faccia o perdo un dente o perdo il padiglione auricolare, smetto di fare un'attività lavorativa, ma posso farla lo stesso. Così come quelli che anche perdono nel caso delle donne una mammella o un'ovaia, non può continuare a lavorare, quello è soltanto un danno anatomico, non è anche un danno funzionale. Un uomo perde anche un testicolo, non è che non può andare a lavorare. Quindi voglio dire, ci sono dei danni che sono solo anatomici, che non hanno un riflesso, una ripercussione negativa sull'attività lavorativa e comunque vanno risarcito. Questo avviene anche, così come il danno estetico, con la nuova disciplina del danno biologico. Altra cosa è per esempio quando avviene un decesso. Ora, naturalmente
Io potrei finire qua, ma potrei andare per un momento. Ci sarebbe tanto da dire. Ci sarebbe tanto da dire anche e soprattutto sul rischio. Sul rischio, che cos'è il rischio? Abbiamo il rischio generico, il rischio specifico, il rischio generico aggravato. Cioè non è che tutti, perché un incidente, un infortunio si fa in occasione di lavoro, debba essere anche un infortunio. Ci deve essere sempre un rischio che viene tutelato e considerato dall'assicurazione. Io mi fermerei qui. Grazie, grazie dottor Saista. Continuiamo con Carmelo da Pisarda, segreteria confederale CGL Siracusa, principato di sicurezza sul lavoro, il nuovo accordo di collaborazione. Benvenuto. Come preferisce? Sì, buongiorno e grazie anche da parte mia per questa giornata, perché è veramente qualcosa che si dovrebbe fare più spesso e non solo il 28 di aprile. Sono stati dati i numeri e purtroppo percentuali di quello che significa incidenti sul lavoro, infortuni sul lavoro. Il dato nazionale del 2022 registra 1090 decessi e oltre 600.000 infortuni denunciati, che anche questo è un lato oscuro degli infortuni che non vengono denunciati. Vuol dire 3 morti al giorno. Quello che fa più impressione è che, leggendo i dati degli ultimi 6 anni, c'è un costante aumento, che solo negli anni del Covid è diminuito, ma perché le attività sono diminuite, non perché ci sia stato un intervento a favore di questa materia. E con tutto il rispetto delle imprese sane, delle imprese che investono su questi temi, e con tutto il rispetto dei consulenti del lavoro onesti che fanno il loro lavoro proprio per l'interesse comune, quello che interessa di più a certe imprese è risparmiare sui costi. Le stime dicono che ogni euro investito in sicurezza può rendere anche 3-4 euro in prospettiva. Ma il problema è che se questo non viene divulgato, non viene spiegato, non viene inculcato a chi poi fa l'organizzazione aziendale, si tende sempre a risparmiare sulle cose più semplici. E purtroppo continueremo a contare morti e feriti. Occorre, e ne parlerà probabilmente Palminteri, incidere sulla formazione in maniera pressante. Avere una strategia dei controlli, assicurare tutele a tutti e le imprese sane, come dicevo prima, i consulenti, gli organi di vigilanza, le parti sociali devono avere un unico minimo comune denominatore, che è la legalità del rapporto di lavoro. Così come diceva il segretario Rosi, legalità vuol dire mettere in sicurezza chi poi va al lavoro. I numeri che dicevo prima, giusto per entrare poi nel merito invece delle discussioni che si possono fare, i ragazzi comprendono anche gli infortuni in itinere. Cosa vuol dire gli infortuni in itinere? Che anche chi si reca al lavoro, chi torna a casa dal lavoro, è soggetto comunque a questo tipo di incidenti. Con questo principio di sinergia si è da poco siglato, nel mese di marzo credo che sia stato siglato, tra Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è un altro di quegli enti pubblici che si affianca all'INPS e all'INAIL, e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, il protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza e il contrasto all'abusivismo professionale. Un poco mi mette ansia questa similitudine, che sembra che sia, che abbia altri fini, però meglio che niente, se fosse stato concepito nella maniera appunto che vada nella protezione dei lavoratori. Peccato che mancavano i rappresentanti dei lavoratori, quindi il sindacato, alla sigla di questo protocollo. Obiettivo dell'accordo sembra che sia diffondere i principi di correttezza, efficienza e trasparenza tra lavoratori e datori di lavoro, attraverso iniziative condivise. Con chi condivise non si capisce, perché se il rapporto diventa personale tra il datore di lavoro e il lavoratore non ci fa stare assolutamente tranquilli. Volte appunto a prevenire e contrastare irregolarità, fenomeni illeciti, esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro. Rispetto alle intese preesistenti sull'assicurazione con i consulenti del lavoro, che non sono mai state rese operative effettivamente,
Oggi praticamente stiamo consegnando a soggetti privati, pagati dalle imprese, perché comunque dipendenti e pagati dalle imprese, la tutela delle leggi, in sostituzione proprio delle funzioni affidate a INPS, INAIL e all'Istituto Nazionale dell'Ispettorato del Lavoro, e in violazione anche alle norme europee sull'autonomia delle pubbliche amministrazioni. Secondo appunto queste intese, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro provvederà a sollecitare il personale ispettivo affinché le verifiche siano effettuate in presenza del consulente. Capite bene che il consulente parla l'azienda quando va a fare il controllo ispettivo. Non credo che siano i controlli che ci servono, anche perché io ora sono 35 anni che lavoro nella zona industriale e conosco bene quali sono le prerogative degli ispettori. Non è vero che non possono intervenire o hanno bisogno di autorizzazione per andare a fare controlli in qualsiasi momento, con tutto le procedure di sicurezza che ci sono per entrare negli stabilimenti. Loro sono gli unici che appena arrivano devono immediatamente entrare negli stabilimenti senza nessuna autorizzazione. Quindi le imprese potranno avere anche una certificazione in base a questo protocollo, una certificazione rilasciata sempre dal consulente di lavoro, ovviamente a pagamento, e che l'ispettorato addirittura si impegna a promuovere questo tipo di iniziative. Saranno di fatto escluse da possibili ispezioni. Invece cosa serviva? Cosa serve? Serviva e serve procedere con il necessario rafforzamento degli ordini degli ispettori. Credo che in Sicilia siano rimasti forse una sessantina di ispettori che devono controllare tutto il territorio regionale e fare le ispezioni dovute. Credo che non sia una struttura degna di un paese civile, proprio perché quello che continuiamo a registrare fino a stamattina, purtroppo non abbiamo avuto, ma ogni giorno ci sono purtroppo di queste notizie, e a volte ci dimentichiamo anche troppo velocemente che le vittime non sono solo quelle che perdono la vita o si infortunano, ma sono anche le famiglie che restano e che sopportano per il resto della loro vita quello che è una cosa naturale. Cioè, ognuno di noi pensa che la mattina esce per andare a lavorare e deve tornare a casa dalla famiglia, dai figli, dalle mogli, per continuare ad avere una vita normale. E questo protocollo praticamente è una vera e propria privatizzazione, come dicevamo, delle attività di controllo. È un gravissimo attacco all'autonomia degli ispettori del lavoro, è un totale depotenziamento della loro funzione a tutela della legalità, torniamo alla legalità, della salute dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, depotenziando di fatto anche l'attuale ordinamento in tema di salute e sicurezza. I principi cardine, solo per ricordarne alcune senza appesantire la discussione, intanto sono contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana, e credo che anche questo sia, io amavo i promessi sposi per essere stato, però credo che a scuola a approfondire il tema e i temi e i principi costituzionali siano un punto di partenza per creare una società migliore. Questo indubbiamente, da che ci sia scritto no antifascismo, è comunque una cultura da diffondere a partire dalle scuole. E ci sono quattro articoli nella nostra Costituzione che regolamentano già le discipline sulla sicurezza, ma addirittura nel codice civile, l'articolo 2087, parliamo del 1865-68, quando c'era il re, addirittura l'articolo 2087 metteva già un punto su questo tema. Il quadro normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro può essere scisso, come dicevo, in tre momenti storici. Il primo, appunto, a partire dal 1865, dove l'articolo 2087 appunto specificava che l'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro deriva dalle disposizioni contenute in questo articolo. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare le integrità fisiche e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nel 1865. Con l'avvento della Costituzione, poi, come dicevo, e siamo nel 1948, e in particolare con gli articoli 32 e 41, si è affermato che la salute è tutelata da un lato come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività e dall'altro come limite all'esercizio dell'iniziativa economica privata. Poi negli anni 50 si è sviluppata la legislazione, negli anni 70 si comincia ad acquisire anche da parte dei lavoratori e da parte dei sindacati la maggiore consapevolezza in fatto di necessità di tutela della salute del lavoro, che porta all'introduzione nei contratti collettivi di lavoro alcuni standard internazionali considerati come valori di riferimento in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Viene emanata la legge 300, lo statuto dei lavoratori, che all'articolo 9 attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, sia attraverso la partecipazione alle dinamiche organizzative del lavoro in tema di sicurezza, sia attraverso la promozione delle necessarie iniziative contrattuali, sia attraverso il controllo circa la corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Infine, dagli anni 80 in poi, la Comunità Europea inizia una propria autonoma attività legislativa emanando direttive e linee guida allo scopo appunto di uniformare per tutti gli Stati membri della Comunità la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro. Il cambiamento culturale è iniziato sicuramente col decreto legislativo 626 del 94, un decreto legislativo che ha cominciato a introdurre figure di rilevante importanza come il medico competente, che è nominato dal datore di lavoro e a quale la norma affida i controlli sanitari e le visite di monitoraggio aziendale, ma anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che insieme al rappresentante dei lavoratori e al datore di lavoro rappresentano appunto le esigenze e le opinioni dei lavoratori circa la soluzione di problematiche legate alla salute e alla sicurezza. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono attribuiti specifici poteri e diritti, non si deve aver paura di denunciare sul posto di lavoro con il rappresentante dei lavoratori quali sono le incongruenze che si trovano nel svolgere la propria attività. Infine, ma è sempre in evoluzione la legislazione su questo tema, il decreto 81 del 2008, il cosiddetto testo unico sulla sicurezza, ha fatto un po' di pulizia, nel senso che ha integrato all'interno anche il 626 piuttosto che il 494, e è un testo unico pesante, pesante anche da interpretare e da leggere, però contiene tutto il quadro normativo e dà un aspetto più prestante sulla prevenzione piuttosto che sulla repressione come le leggi precedenti potevano far sviluppare questo tema. Quindi con questo si è passato a un modello di protezione oggettiva. Dicevo prima, un sistema di norme che rischia di essere depotenziate dal protocollo appena siglato, se si tiene conto che il 90% delle imprese italiane sono di piccole o medie dimensioni, che quindi possono sfuggire ai controlli con le asseverazioni fatte dai consulenti. Per concludere, lo dicevano chi ha parlato prima di me, appunto, credo che una cultura civica e consapevole deve partire dai banchi di scuola. Il tema della sicurezza e della salute deve essere vissuto nel nostro vivere quotidiano e portato sul posto di lavoro. Io, come dicevo, in 35 anni nella zona industriale ho avuto la fortuna di lavorare per un'azienda, la ESSO prima, adesso Sonatra, come ci dicevamo con Palminteri, che c'era un cartellino quando sono arrivato in raffineria, con un semaforo verde, giallo e rosso, ed un acronimo, VIA, VAI anzi, valuta, analizza, interviene. Che appena entrato in confidenza con questo acronimo, ok, ma il lavoro quando lo faccio? Era la prima riflessione che si faceva. Bene, ci vuole poco ad entrare in quel meccanismo. Valuta, analizza, interviene, si può fare non in un attimo, ma con la consapevolezza che quello che valutate prima, analizzate prima il lavoro che si deve andare a fare, vi permette di intervenire probabilmente in maniera più sicura, nel senso che poi
bisogna entrare veramente in un mondo che deve essere intrinseco proprio con la nostra attività. E vi posso dire anche, parlando con i ragazzi, che quando i miei figli sono arrivati alla vostra età e io gli portavo quel cartellino, dicevo a loro, a casa, a scuola, dovunque voi siate, pensate che c'è qualcosa che può succedere in qualsiasi momento e può intervenire in qualsiasi momento. Io credo che nella vita di tutti i giorni, perché voi porterete il motorino, poi porterete la macchina, poi farete la vostra vita anche dentro le case, le casalinghe, cioè ogni attività, non solo nel mondo del lavoro così classificato, ha bisogno che ci sia una cultura sulla tensione, sulla sicurezza, che possa prevenire. E lo dico ai ragazzi perché siete quelli che nelle famiglie oggi, quando si parla di rivoluzione green, quando si parla di raccolta differenziata, siete quelli più sensibili, perché a scuola se ne parla, perché i social ormai con la... mi sfugge il nome della ragazza, adesso scusate, con l'avvento di Greta ha svegliato le coscienze su quei temi, ma io credo che quei temi che sono importantissimi dai ragazzi può venire anche sul tema della cultura, della sicurezza e dell'attenzione, della prevenzione sulla salute e sulla sicurezza, può venire sicuramente un impulso culturale che possa far cambiare l'atteggiamento degli adulti. Grazie. Grazie Camilla Pizzarra, adesso diamo la parola alla dottoressa Serenella Spinale, psicologa, che ci parla degli aspetti psicologici legati agli infortuni sul lavoro. Grazie mille di tanto per essere qui e per questo momento. Non mi alzerò se non è un problema, come così. In realtà io avevo preparato delle slide, un po' come sempre, no? Mi ero organizzata, poi man mano gli spunti sono venuti tantissimo da ciò che avete detto e guardando i ragazzi. Perché dico guardando i ragazzi? Perché ho avuto la sensazione che i ragazzi a un certo punto, no, si sentissero solo uditori. Invece la domanda che voglio farvi, quindi vi tiro in mezzo ragazzi, vorrei sentire la vostra voce, è: perché secondo voi abbiamo invitato voi? No? Cioè, perché non ce la stiamo raccontando tra di noi adulti, eh? Noi queste cose le sappiamo, le piccole guerre le facciamo. Quindi la mia curiosità è: perché secondo voi siete stati invitati qua? Vai. Perché siamo i futuri lavoratori. Oh, ottimo. Mi piace. Ok, io volevo infatti capire questo, no? Rivediamo la risposta anche perché. Per chi no, vero, siamo in diretta. Perché siamo i futuri lavoratori, dice un ragazzo. E poi? Cos'altro? Pensateci un po'. Me li spendo così nei 15 minuti. Cioè, do la palla a loro. Si indiviniscono, chiaro. Provo a fare un'altra domanda che a me incuriosisce molto, forse è più semplice, no? Se riuscite a dirci chi vuole, con una parolina, nient'altro, non un concetto, l'emozione che provate quando che state provando mentre parliamo di infortuni sul posto di lavoro. Cioè, che sensazione vi trasmette questo argomento? Come vi sentite? Forza ragazzi, se lo dicono fra loro. No, ma ci arriviamo, non diamo fretta. Ecco, vai! Io provo un po' di dato perché secondo me, visto che in passato ci sono stati molti vinti questo lavoro, non è successo qualcosa per migliorare, per cambiare questo. Okay. La rabbia, io ogni tanto purtroppo no, lo ripeto perché sennò non si sente per chi ci segue a casa, quindi la rabbia perché le cose come dicevano anche i colleghi sono rimaste quasi immutate, ma quello che mi viene in mente oltre la rabbia, che sicuramente è quello che ci accomuna e che ci porta qua, è che proprio perché siamo a scuola, io mentre parlavano i colleghi, mi sono riagganciata un po' a Dante, proprio perché siamo a scuola, e al girone degli accidiosi. Chi sono gli accidiosi, ragazzi, lo ricordate?
ci sono le vostre professoresse, ma va bene, nel senso chi sono? Sono quelle persone che durante la loro vita, i dannati che durante la loro vita non hanno lottato per niente, no? Cioè che sono stati pervasi dalla noia, dalla voglia di non operare anche nella comunità, no? Insieme agli ignavi, quelli che invece non sapevano bene da che parte stare. In realtà io credo che l'obiettivo di oggi sia quello di rendere voi ragazzi consapevoli che il grosso lo dovrete fare voi. Non è che il mondo vi regala nuove leggi, cioè se noi siamo qui, se c'è la libertà di espressione, se le donne, ecco, tutte le fortune che voi avete oggi, le libertà e le leggi, no? Sono state fatte perché qualcuno ci ha tenuto tantissimo e qualcuno con quella rabbia si è nutrito e ha creato presupposti per il vivere in modo civico, e quindi si spera che fra 20 anni noi non siamo qui ancora a dire siamo arrabbiati, e questo ragazzi è compito vostro. Voglio poi aggiungere un altro pezzo. Abbiamo parlato del danno, è molto interessante, quindi cosa succede? C'è il danno fisico, biologico, c'è un altro tipo di danno che ahimè io sento che non viene abbastanza attenzionato, ma sicuramente non c'è neanche arrivato il collega, quindi mi riaggancio io. Il danno esistenziale, ragazzi. Io nel mio studio ho avuto spesso persone che al lavoro si sono fatti un minimo danno. Io mi ricordo ancora una persona che lavorava in un bar la sera e che si era fatto male durante un turno alla gamba. Voi direte, oh, vabbè, la gamba se l'è ingessata e poi non è successo niente, ok? Ebbene, quella persona non è più riuscita ad andare al lavoro serenamente, cioè aveva un'estrema ansia perché era successo sul luogo del lavoro a causa di una rissa, mi ricordo. Ma perché questo? Perché una delle conseguenze più brutte dal punto di vista psicologico dell'incidente sul luogo di lavoro si chiama il disturbo post-traumatico da stress. Avete presente quando avete un incidente o una situazione, o vivete una situazione molto che sentite molto grave e minacciosa per voi, per la vostra integrità, avete anche presente che poi per un po' di tempo ancora ci pensate, avete paura? Ecco, quando avviene un incidente, un infortunio sul luogo del lavoro, e da un mese a circa 3 mesi noi ci pensiamo sempre, abbiamo questi pensieri intrusivi, cioè significa che abbiamo dei flashback, no? Riviviamo l'esperienza, ci spaventiamo, i capogiri, mal di pancia, incubi. Questo è un danno che abbiamo subito a livello psicologico, che si chiama proprio PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ecco, ci sono tantissimi studi, qualcuno lo citerò, che mettono diciamo in rilievo come la maggior parte delle persone che hanno subito un incidente sul luogo del lavoro poi fa fatica a lavorare come prima. Perché? Perché comunque c'è una specie di interruzione del flusso della nostra vita. Noi siamo, ragazzi, dobbiamo pensarci come un libro. No, la prima pagina la sappiamo perché quella siamo nati, ce lo ricordiamo. Poi tutto il resto lo scriviamo pian piano. È vero anche che noi un'idea sul libro che stiamo scrivendo su di noi, man mano che viviamo, ce la facciamo. Quando accade un incidente, accade un'interruzione, cioè quel libro si chiude, la pagina si strappa, succede qualcosa che noi non avevamo considerato prima. E questo quello che per me è il danno esistenziale e il danno psicologico. Noi che a un certo punto non capiamo più cosa ci è successo, non ci sentiamo più gli stessi, stiamo male. Nel caso di incidenti sul luogo del lavoro ci sono tantissimi studi che spiegano come cresca l'ansia, cresca la depressione, non sempre, però c'è un percentuale maggiore rispetto ad altre persone che non hanno subito incidenti, quindi maggiore ansia, maggiore depressione, tristezza, angoscia, maggiore rabbia, ragazzi. Quando c'è stato un incidente, quando una persona ha subito un incidente, e qualche mese dopo comincia ad avere gli scoppi di rabbia così, senza motivo, irritabilità, dorme male, mal di pancia, mal di testa, cefalee, allora probabilmente siamo davanti a una conseguenza psicologica di quell'incidente e va curata. Quindi intanto dobbiamo prevenire, ok? E poi c'è la parte della cura. Non dobbiamo pensare che la nostra vita sia sconvolta al punto tale da non poter riprendere quel filo, no, che unisce con tutte le pagine del libro. E questo poi è
la maggior parte, cioè diciamo la maggiore motivazione che porta la gente anche negli studi di noi psicologi, cioè non so più dove sto andando, che è successo, mi sono spaventato. Ed è importante che voi lo riconosciate. Capisco che rispetto al danno biologico sia un problema secondario, però oggi la salute mentale è un problema che va ripensato rispetto a prima. Quindi cosa succede quando c'è questo tipo di disturbo? Questi episodi di intrusione, quindi cominciamo anche ad avere un'idea di questi vocaboli. Intrusione è quando, ragazzi, voi state facendo qualcosa e vi viene in mente un'altra cosa che non c'entra niente. Faccio un esempio banale per voi. Siete a scuola, in classe, la professoressa spiega la letteratura e voi pensate continuamente al litigio con la vostra amica, ok? Quelle sono idee intrusive perché non c'entrano niente, ok? Stessa cosa, quando tu hai avuto un incidente sul luogo del lavoro può capitare che tu sei a tavola, che stai mangiando con la tua famiglia e rivivi la scena, l'idea che ti fai male, ok? Capite che una volta, due volte, tre volte, quattro volte, questo ti distrae, ti toglie concentrazione. Dal punto di vista neuropsicologico la memoria diminuisce, l'attenzione diminuisce. E poi torniamo a questa cosa, l'attenzione diminuisce e io mi metto a rischio ancora di più perché non sono ben presente. Poi cosa succede spessissimo? C'è la volontà di evitare tutto quello che ci ricorda l'episodio spiacevole, quindi non lo so, eravamo con dei colleghi, non li vogliamo vedere più. Andavamo con quella macchina, cambiamo la macchina. Cioè, questi sono gli episodi di evitamento. Vi faccio un altro esempio per capirlo voi. Quando avete avuto uno spiacevole episodio con il ragazzo che vi piace, avevate un vestitino di un certo colore. Allora, ogni volta che lo vedete, dite no, che schifo questo vestito, non mi piace, perché mi fa ricordare. Quindi evito il rosso, ad esempio. Evito le camicie in un certo modo perché mi ricordano quella brutta esperienza. Questo accade anche agli adulti quando si trovavano in una determinata situazione nel momento in cui hanno avuto l'incidente. Quindi capite che sono a tavola e penso all'incidente, quella maglia non la metto, questa macchina non la uso, cioè ma che vita è? A livello esistenziale questo crea un enorme problema. E poi c'è un altro tassello, l'ipervigilanza, l'iperallerta, cioè voi immaginatevi una persona con delle antennine, quindi sempre attento a quello che succede. Questo rumore cosa può succedere? Questo cosa può succedere? Ecco, la paura continua che possa accadere di nuovo qualcosa di dannoso. Non per forza quella, anche un'altra, però anche questo incide sulla qualità della vita. Qui sono alcuni aspetti. Ho ancora un po' di tempo? Sì. Ah, grazie. Allora, vi leggo giusto due studi, perché poi divento noiosa. Il primo studio che è stato fatto per capire un po' le conseguenze psicologiche di persone che hanno avuto questo tipo di incidenti ha coinvolto due gruppi di 14 persone, uno dei quali composto da chi ha subito almeno un infortunio nella propria vita, riportando un'invalidità biologica compresa tra il 33 e il 70%. L'incidente era avvenuto tra i 5 e i 25 anni, quindi parliamo di molto tempo prima. Negli infortuni valutati non sono emersi grandissimi disturbi psicologici, ma si è rilevata una certa propensione al rischio di sviluppare un disturbo da stress post-traumatico. Significa che tutte le cose che le persone vivevano come difficili e traumatiche poi diventavano estremamente traumatiche per loro, cioè vivevano tutto a mille, sempre con paure più grandi del normale. Un altro studio è teso a valutare se ai sintomi di tipo post-traumatico si associassero disturbi anche sul piano cognitivo. Ragazzi, il piano cognitivo sono memoria, attenzione, pensiero, percezione, linguaggio. E ha evidenziato per le vittime di incidenti sul lavoro disturbi di organizzazione e controllo delle strategie, cioè come agisco io, ok? Cioè molta gente faceva fatica a pianificare cose semplici, cioè come organizzare delle cose, si confondeva. Vedete, vedete quando voi dovete fare delle cose e vi confondete? Come io poco fa che avevo 100 cose e qui dicevo aspetta che parte comincio, ok? Però sempre, continuamente, questo è un problema associato anche agli infortuni sul lavoro. Concentrazione e memoria, quindi tutte abilità indispensabili per un'adeguata prestazione lavorativa e per, ragazzi, per vivere serenamente nella società. Perché se io non so pianificare come arrivare da Avola a Cassiglie con la macchina, che è una pianificazione, quindi non ho una strategia,
va da sé che mi viene, mi viene difficoltoso veramente tutto. Quindi cosa si può fare, no? Perché poi sembra che a un certo punto no, ci sono questi incidenti, noi rimaniamo vittima di questi incidenti e poi la nostra vita non sarà più come prima. No ragazzi, ci sono dei modi per superare l'incidente, soprattutto veramente il supporto degli amici, il sostegno delle persone che ci stanno accanto, che deve essere un sostegno senza pregiudizi, senza giudizio, senza dover dire ma ancora ci pensi, ecco, questo è il giudizio, senza giudizio. Aiuto specialistico se serve, no? Lo psicologo serve anche a questo pezzo. E questo perché? Perché se è vero che c'era questo libro, no? Queste pagine della nostra vita, e noi a un certo punto abbiamo sentito che ci è stata strappata una pagina, noi non dobbiamo fare finta che non c'è stata strappata, non la dobbiamo evitare, dobbiamo starci dentro, dobbiamo cercare di dare un senso a quello che ci è successo, proprio per integrarla, no? La prendiamo, la avvelliamo e la appiccichiamo di nuovo nel libro, perché altrimenti senza una pagina noi non possiamo sfogliarlo tutto. E vi posso dire una cosa che può sembrare anche stupida, perché parliamo di eventi tragici. Mi è anche capitato, e anche a colleghi con cui ho parlato in questi giorni, perché sapevano che avrei fatto questo piccolo intervento, che la gente che ha subito un incidente e che poi ha dovuto farci conti psicologicamente, ha trovato che questo è stato anche per loro, questa è stata anche per loro un'occasione, un'opportunità irripetibile di poter fermare il tempo e pensare se erano nel luogo giusto, se era il lavoro giusto, se la vita che stavano vivendo e che stavano perdendo era la vita giusta. Quindi delle volte voglio pensare che ciò che ci accade, purtroppo non sempre, di brutto può aiutarci a migliorare il domani. Quindi ragazzi, questo è il messaggio che volevo dare, no? Uno, che dobbiamo provare a dare un senso a quello che ci accade e a migliorare sempre la nostra vita, perché altrimenti se guardiamo tutte le cose brutte che abbiamo non riusciamo ad andare avanti. Due, che voi avete il compito come futura generazione di lottare, perché forse noi non ce l'abbiamo fatta, ok? Ci proviamo, ora ci siete voi e non avete scuse, perché siete sin da ragazzini messi dentro questi momenti di prevenzione. Ok, grazie. Assolutamente. Certo. Quello che ha detto la dottoressa è sicuramente vero e io lo riscontro tantissime volte nella mia esperienza quotidiana. Il problema però bisogna distinguere tra quello che è il problema clinico, che sicuramente l'infortunato prova attraverso non solo dei sintomi che avverte lui, ma anche dei segni evidenti che possono vedere gli altri, ma il problema si pone tante volte dal punto di vista medico-legale, perché quando giungono alla mia osservazione e mi riferiscono queste cose, e poi non c'è il cosiddetto supporto documentale, cartaceo, che non sono stato dal psichiatra, non sono stato dal psicologo, non hanno fatto cure specifiche per rimuovere questi eventuali sintomi, il medico legale si trova nell'impossibilità di percentualizzare questo danno, perché anche se lo riferisce poi domani di fronte anche a un contenzioso con l'INAIL o con l'assicurazione, quello che sia, fa fatica a poterlo dimostrare. Quindi diciamo, c'è sempre sicuramente una connessione del problema psicologico con l'infortunato, però spesso dal punto di vista medico-legale non si può percentualizzare questa cosa. In questo mi sento dire, siccome è anche il mio lavoro, no? Esiste in realtà la valutazione del danno esistenziale, ci sono delle tabelle di Milano, cioè noi psicologi insieme agli psichiatri, poi chiaramente non so... bisogna vedere se lo si sa fare, chiaro, no? Però ci sono una serie di testistiche, di diagnosi specifiche che vanno a guardare il danno esistenziale anche retroattivo. Sì, dottoressa, io quello che voglio dire è questo, il danno esistenziale che come dire, è stato mutuato a sua volta dal cosiddetto danno morale, una volta, cosiddetto prezio un doloris, il prezzo che si paga al dolore. Ormai è venuto meno, oggi si parla di addirittura, si parlava poi di soggettivizzazione del danno, cioè che in base al danno si è potuto pensare di dare quel quid in più rispetto al danno anatomo funzionale. Però ripeto, oggi in tutte queste cose, ormai per esempio nelle assicurazioni private,
viene totalmente escluso. Cioè è difficile, tranne se non trovi un giudice che lo accetti. Diciamo che è difficile, però io devo dire che ho trovato spesso dei giudici, devo dire la verità, dei giudici che forse i nuovi, no? Mi ascolti, le porto un esempio per tutti e chiudiamo anche l'argomento perché poi magari ragazzi diventa... No, non è una diatriba, è solo per dire... Solo l'ultima cosa me la faccio dire, Presidente. Io ho avuto, e concludo, il danno, per esempio, di quello che diceva la dottoressa del disturbo post-traumatico, io l'ho riscontrato da recente perché ho fatto una perizia a un soggetto con l'amputazione della mano. E questo anche se bene volesse e tentasse di metabolizzare questo trauma drammatico, però glielo ricordavano ogni giorno la gente che incontrava per stanno, e come l'ha fatto, e come è successo, e come fu, e che sta facendo, e devo fare la rozza, e non devo fare, cioè voglio dire, e quindi rievocava sempre questo disturbo, e quello è indiscutibile. Grazie. Grazie a voi. In questo caso mi scusi per l'intrusione. Prego, dottoressa. C'è il microfono, dottoressa, c'è il microfono. No, è per la diretta. Volevo chiedere ai ragazzi se per caso... Da tutte le cose che avete sentito, certo, immagino che tante cose vi abbiano lasciato un po' così interdetti, perché il discorso è molto complicato, ci sono elementi di diritto, ci sono elementi di medicina legale, quindi capisco che per voi il discorso è un po' pesante, però se tra le varie cose che avete sentito qualcuno vi ha sollecitato qualche domanda, qualche interrogativo, qualcosa che vorreste sapere, che è passato per testa che non avete capito bene e dice ma questa cosa io non l'ho capita, non mi lascia confuso, ecco, se c'è qualcosa che vorreste chiedere. Dottoressa, facciamo così, loro ci pensano, nel frattempo andiamo con l'ultimo intervento, va bene? Così diamo la parola al dottor Gaetano Palminteri, Corpo della Vita, e lui ci parla della formazione reale dei lavoratori, nel frattempo i ragazzi si preparano magari qualche intervento. Prego. Salve, buongiorno. A seguito di quest'ultima richiesta della professoressa Ragazzi, approfitto di dirvi che oggi in azienda abbiamo una quarta e una quinta superiore che sono venute a trovarci, ma più che a trovarci, a giocare, ma attenzione a giocare con la sicurezza, ovvero al di là del fatto teorico, quindi i ragazzi hanno ascoltato tantissimo e probabilmente non percepito il tutto. Il mio tema, come avete visto nella locandina, è la sicurezza reale. Questa teorizzazione, ma oltre a teorizzazione, il dibattito giustamente legislativo, psicologico, formale al tema, io invito alla formazione quella vera, quella che gioca con la sicurezza, ma nella parola giocare dico, quando si dice non si gioca con il mare, non si gioca neanche con la sicurezza. I ragazzi, mi riallaccio a quanto di bello ha detto il segretario Rosi sulla necessità di formarli da piccoli. Nella nostra piccola struttura abbiamo forse avuto circa 3.000 ragazzi, 3.000, quando dico ragazzi dico dalla terza elementare alla quinto superiore in questi anni, con progetti scolastici che ci hanno portato dentro in azienda. La mia azienda si occupa di formazione e sicurezza, quindi sono un operatore della sicurezza a tutti gli effetti. Hanno portato i ragazzi in azienda e li abbiamo fatti arrampicare, li abbiamo fatto toccare il fuoco, li abbiamo fatti entrare in una galleria di fumo, li abbiamo, insomma, come dire, abbiamo messo le mani all'acqua. E lì devo dire che viene fuori il temperamento di quello che sarà il futuro lavoratore. Una cosa graziosa è stata sempre quella di avere questi ragazzi e di esserci quello più spigliato di tutti, no? Perché succede che in un'aula, in un istituto, insomma, sono i ragazzi più brutta la parola da dire, i bulli, diciamo, i bulli sono più vivaci, dai. I vivaci si sono dimostrati quando accompagnavano la scolaresca, comunque facevano parte di quella classe, i più audaci sotto certi aspetti, ma anche i più attenti, i più seri in un certo senso,
e sono poi quei, diceva il ragazzo prima, i lavoratori del futuro sono loro. Quindi quando parlo di sicurezza vera parlo di sicurezza che oltre al fatto teorico è normale che c'è una grossa formazione teorica su tutti i temi, su tutti i settori. Il signor Pisanda qui ha accennato il fatto di essere un dipendente della zona industriale. La zona industriale, i rischi all'interno della zona industriale sono immensi, altrettanto lo sono, attenzione a casa, come ricordava poc'anzi la dottoressa prima, la signora Pisanda. I rischi sono anche a casa. Ora, fra poco magari prendiamo uno dei ragazzi, gli facciamo provare un rischio e faccio vedere quanto è vicino a noi il rischio. Quindi la formazione reale per i lavoratori, sul quale abbiamo speso tanto. Io sono 30 anni che promuovo la formazione della sicurezza, negli ultimi 15-16 anni abbiamo eretto questa struttura di formazione dove è possibile toccare con mano e sfidare, dico sempre con attenzione, sfidare il rischio. Non si deve affrontare il rischio, si deve valutare tantissimo la frase che signora Pisanda ha detto, quella valuta, analizza e intervieni, è fondamentale. Il nostro contributo, il mio contributo è in questo, dicevo, quindicennio in realtà trascorso, è quello di portare il lavoratore a simulare nella massima delle possibilità la situazione di rischio. È chiaro che la fa in una condizione di normalità, perché nella formazione insomma si è più o meno sereni, si aumenta il rischio perché attraverso le strutture di cui disponiamo si sale in quota o ci si avvicina molto al fuoco, però si impara ad avere quella dimestichezza che significa salire in quota, che significa avvicinarsi al fuoco, che significa entrare in una zona pericolosa, che significa entrare e non vedere nulla ed essere necessario ad operare i mezzi necessari, quindi i DPI, per diminuire il rischio, ma il rischio è sempre lì latente, non, la totalità del rischio non può essere azzerata, c'è sempre una parte residua che poi fa male e poi succede tutto quello che avete sentito, le conseguenze di tutto quello che è un rischio di infortunio. Nelle migliaia di ore di formazione che abbiamo erogato sono quasi certo che qualcuno l'abbiamo salvato, qualcuno che è venuto in azienda da noi e che ha avuto modo di giocare con la sicurezza, poi è andato via con una base formativa che lo ha aiutato nel percorso, nel proprio lavoro. Qualcun altro no, qualcun altro purtroppo qui forse apro una diatriba con tutti, qualcun altro viene già svogliato ad essere formato, qualcuno viene già stanco di mattina perché sto qua, perché devo fare questo, e questo fa parte di quella cultura di cui lei parlava prima, bisogna innestarla all'inizio necessariamente, quando i ragazzi possono, sono ancora una spugna, possono assorbire di tutto per poi avere nel futuro sempre quella frase lì importantissima, una valutazione, un'analisi e un intervenire nel quotidiano lavoro. I rischi sì, sono dappertutto, sono nell'ambito domestico, sono nell'ambito industriale, nell'ambito edilizio, lo sappiamo bene, i numeri che avete sentito sono drammatici, continuano ad esserlo, e più le ore di lavoro incrementano e purtroppo è proporzionale il numero di incidenti, di morti, quelli dichiarati sono, come diceva Sera Pisanda, sono soltanto 600.000, sono già 600.000, ma non conosciamo i dati onestamente di quello che non viene dichiarato, e questo è un fattore molto triste. Quindi la formazione reale serve a infondere un sistema e anche a ritenere, questo è importantissimo, i colleghi qui lo sanno tutti, idonea una persona a quel ruolo o meno idonea. Esempio vi posso fare, dei lavoratori abituati a lavorare nella zona industriale o nell'ambito civile in generale, non tutti possono
salire e guardare dall'alto, quindi sono più o meno idonei a lavori in quota. Non tutti possono, per esempio, indossare una maschera, perché adesso forse sappiamo indossare solo quella di carnevale, ma sfido tutti noi qua in questa platea a mettere una maschera, andare in tenuta a fumo. C'è un senso di claustrofobia, ci può essere un senso di attuazione, di soffocamento, quello che impedisce poi l'azione fondamentalmente, quindi attraverso la sicurezza reale, o quindi la formazione reale, scusate, si prende dimestichezza e conoscenza, ma mai confidenza con la sicurezza. Confidenza con la sicurezza è quella che ben sappiamo, segretario, giusto? La confidenza è quella che poi porta a rischiare troppo, diciamo, si porta all'infortunio, assolutamente sì. Quindi nella mia attività quello che si fa è di avvicinare al rischio, ma avvicinare al rischio il lavoratore, renderlo consapevole di quel rischio e far sì che il lavoratore incameri e possa trarne tutto il beneficio, il vantaggio di quella situazione di palpitazione o di ansia di fronte a quel rischio, e che la sappia valutare ancora una volta, e la sappia analizzare, e se il caso non intervenire, perché non è detto per forza intervenire, mister Avisard, se il caso si valuta, si analizza, e si può anche non intervenire, poiché se la valutazione è stata quella, è analizzata quella di un rischio fin troppo grande, fare un passo indietro non deve fare vergognare a nessuno, assolutamente. Formazione reale, anche perché vi devo dire che negli ultimi anni, cose che mi succedono nel mio ambito lavorativo, sempre quello della sicurezza, la troppa formazione teorica stanca il lavoratore, non tutti i lavoratori sono attenti, possibilmente sono arrivati in aula con un altro pensiero, hanno un problema a casa, hanno un problema con la mamma, chi ha un problema economico, chi ha un problema in altri versi, non assimila, mi perdoni se parlo di psicologia, in un certo senso sono psicologicamente già turbati di suo, quindi non hanno quell'attenzione per... mentre... Sì, ne posso raccontare tante, sì, purtroppo sì. Poi sono anche distratti, diciamo la verità, gente, stiamo parlando di gente sul lavoro, senza dubbio, ma anche questi qua contribuiscono tantissimo. Adesso va di moda fare il selfie estremo e cadere giù, o va di moda attraversare i binari guardando il telefonino, e sentiamo negli ultimi anni quello che è successo, ma insomma, altri tipi di infortuni, altri incidenti. Volevo invitare uno dei ragazzini a venire qui, quando giusto un volontario, mi faccio apprezzare quanto sono importanti 50 centimetri. Un volontario. Assolutamente. Una banalità, adesso farai... O due, sì, magari uno sostiene l'altro. Quindi vanno bene due ragazzi. No, è qualcosa che non vi espone al pericolo, okay, non vi espone al pericolo, ma vi fa capire. Il genere delle telecamere? Assolutamente, vi fa capire il capire. Le posso chiedere la sedia? Mi dispiace. Allora, una gentilezza. Ciao, io sono Tony. No, non ti devi sedere, adesso ti devi sedere. Esempio banalissimo. Hai giocato con i tuoi amici in strada qualche volta? Aspetta, ti sparo, uccidi, io sono morto, mi hai colpito. Ti è mai successo? No. Ok, ti è mai successo di... proviamo a lui, scappiamo lui. Mai hai giocato? Pum pum, ti sparo, cadi e muori. No. Non giocherò più, questo esempio. Lo giriamo un altro verso, questo esempio, vi faccio vedere cosa è capace. Steven, sei capace a buttarti a terra e fare finta di morire? Vediamo. Pum! Riesci a cadere e farti finta? Vediamo, fallo, dai. Certo, ora, dai. Facciamolo, dai. Allora, pum! Bravissimo. Steven, adesso sono qua sopra, adesso sono 50.
Ti butti? No. Sono soltanto 50 centimetri, li possiamo abbassare anche a 40. Io dico che se ti sparo non ti butti. Quindi ma lui neanche. Buttarsi e lasciarsi cadere, così come ha fatto prima. Quindi avete capito, 50 centimetri che sono le scale della domestica in casa, della nostra signora in casa, che semplice, sì, fondamentalmente sì, ma basta dai, scendi tranquillamente, l'esempio era questo, dei 50 centimetri, soltanto, grazie ragazzi, quindi proprio il pericolo ce l'abbiamo veramente, in questo caso ce l'abbiamo veramente. Bisogna stare attenti, c'è da fare. C'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare sui ragazzi in modo particolare, quindi ancora una volta, non mi ricordo se eravamo qui con la Stefania Calandi nello stesso istituto a invitare la signora preside a venirci a trovare in una giornata di formazione vera, lo faremo. Quindi ripeto l'invito. Dirigente, ripeto l'invito a venirci a trovare in questa città della simulazione, della sicurezza, in questo centro di formazione. Oggi dicevo abbiamo una quarta e una quinta superiore, però la sicurezza comincia diciamo da terza elementare in su, beh, ovvie ragioni insomma, perché i bimbetti di prima e seconda sono quelli che sono. Vi ringrazio, buon lavoro e buon lavoro. Grazie. Una sollecitazione che mi sento di fare. I lavoratori vanno sottoposti certamente a un addestramento professionale per fornire loro gli strumenti che permettono di lavorare in sicurezza, ma io credo che l'obbligo di formazione vada anche nei confronti dei datori di lavoro. Oggi non è possibile immaginarsi imprenditore senza conoscere la materia legislativa e gli obblighi. Perché se è vero quello che diceva Carmelo Ravisarda poco fa, cioè che un euro investito dal datore di lavoro per la sicurezza e la salute, anche dal punto di vista del profitto, produrrà 3 euro, quindi si triplica anche in termini di profitto, quantomeno in termini di prevenzione di quello che potrebbe capitare. Io credo che nel nostro territorio in modo particolare, per la fragilità che il nostro territorio ha in termini di imprenditoria non sempre illuminata, io credo che l'obbligo anche nei confronti dei datori di lavoro di conoscere e di rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute e sulla prevenzione sia un obbligo altrettanto forte e importante, che sta in sinergia naturalmente con la formazione dei lavoratori. Se si costruisse questa simbiosi, questa capacità di stare insieme, probabilmente faremo un passo in avanti. Quando si dice che il migliore è la forza. Allora, prima di dare la parola alla professoressa Alessio, c'era la professoressa Drago che forse voleva intervenire. Prego. Può prendere un microfono ci serve per la diretta, perché altrimenti non ci sentono da casa. Prego. Sì, anche se la mia voce è già abbastanza alta. No, io intervengo come amica di Stefania, che volevo appunto ringraziare per averci fatto questo invito. Perché questa è una bella giornata, cioè è un bel momento dove si può essere vicini a una persona, come si diceva prima, cioè dove c'è la comunità con la presenza del parroco, della scuola e dei vari componenti, diciamo dei relatori, che ognuno per le proprie competenze ha dato valore a questa giornata. Diciamo che oggi appunto è la giornata mondiale sulla salute e sulla sicurezza, ma noi e soprattutto i ragazzi come comunità comunque vogliamo anche stringerci
a Stefania, proprio per non dimenticare, questo giorno, cosa significa poi andare avanti per portare un messaggio a quelle che sono le nuove generazioni. Io capisco che i ragazzi, molti sono annoiati perché si sono usati termini molto tecnici che magari adesso rifiutate, ma forse un domani potrete dire: io ho sentito di che cosa parlavano. Però voi anche oggi, diciamo, siete artefici della vostra sicurezza. Le parole che sentite dire sempre quando uscite o dalla mamma o dagli insegnanti è quello di dire: mi raccomando, non ti fare male, stai attento. E allora capite come voi ogni giorno siete anche voi protagonisti della vostra salute e di tutelarla e di tutelare la vostra vita. Perché quante volte per fare delle bravate poi non, molti di voi non tornano a casa. E allora siete voi i protagonisti ogni giorno. Steven poco fa si sarebbe buttato dalla sedia, perché lui è uno che rischia, lo si vede guardandolo in faccia. Però Steven può essere anche quello che, sapendo cosa succede a lanciarsi da 50 centimetri in più, può dire al suo compagno: non lo fare. E questo è il vostro compito, di essere anche guida di chi pensa che essere spregiudicato nella vita può andare sui social e può renderlo migliore. No, migliore sarà chi gli dice: stai attento a non farlo, e quindi tutela la sua salute. Grazie. Quindi grazie a te. Grazie per essere stato moderato. Allora, adesso darei la parola alla professoressa Cristina Lescio per la presentazione della prossima edizione del piano sicurezza sul lavoro. Grazie, io dirò giusto due paroline per presentare il concorso. È da qualche anno ormai che tutti i nostri alunni del nostro comprensivo, che è Falcone Borsellino di Cassibile, lo ricordo, partecipano al concorso dedicato appunto alle vittime sul lavoro e dedicato ad Antonio Carvana. Devo dire che ogni anno per noi è un appuntamento fisso e atteso, che tutti i ragazzini vivono con grande partecipazione e trasporto per due motivi. Uno, per la sensibilità che mostrano tutti verso la tematica trattata, importante ovvio sottolinearlo, e due, per la grande vicinanza che tutti noi abbiamo nei confronti di Stefania, che conosciamo e che adoriamo tutti, tutta la comunità cassibilese, e quindi insomma ogni anno siamo ben felici di accogliere la sua richiesta. E poi perché molti di noi, me compresa, hanno avuto la fortuna di conoscere Antonio, che era una persona veramente deliziosa, un gran lavoratore, un grande compagno di vita, un meraviglioso papà. Insomma, ricordiamo tutti la sensazione di pugno allo stomaco che ci è arrivata quel giorno. E quindi ogni anno, quando Stefania ci ripropone il concorso, noi tutti, devo dire tutti i membri del consiglio d'istituto, la nostra dirigente, i ragazzi, le famiglie, tutti insomma sono concordi nel riproporlo e accettarlo con grande piacere e viverlo con grande trasporto. Quindi anche quest'anno purtroppo siamo arrivati alla settima edizione. Devo dire che il tema individuato è sicurezza sul lavoro e legalità diffusa, delle quali insomma si sono parlate abbondantemente stamattina. Devo dire anche che tutte le caratteristiche e dettagli del bando, del concorso, insomma, verranno pubblicati nel bando che sarà sul sito, quindi per i dettagli e conoscere bene i dettagli consiglio a tutti di andare insomma a cercare le informazioni sul nostro sito. Posso dire semplicemente che gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 24 maggio di quest'anno. Possono essere presentati in due modalità, digitali e non. Se sono presentati in modalità digitali, allora devono essere inoltrati alla nostra segreteria, quindi all'indirizzo istituzionale della nostra scuola, mettendo nell'oggetto proprio il premio Galvano, perché per noi il premio è Galvano, il premio Antonio Galvano. E invece se sono realizzati dei prodotti materiali, verranno consegnati insomma entro il 23 maggio direttamente alla residenza della nostra scuola.
E ovviamente si potrà partecipare esibendo qualunque tipo di elaborato, quindi da grafico, pittorico, testi, scritti, digitali, di qualunque tipo. E chiediamo ai ragazzini di manifestare lo stesso interesse che c'è stato ogni anno per la partecipazione a questo concorso e ringraziamo, io ringrazio il nome di Donata Murafò che vorrebbe essere qua al mio posto ma purtroppo non c'è oggi per motivi per fortuna passeggeri e a nome della collettività tutta del paese tutto ringrazio Stefania per questo prezioso momento che ci ha regalato anche oggi. Grazie per l'esperienza Alessio. E quindi io ringrazio tutti voi per essere stati qui presenti, ringrazio Esagone il giornale e tutto il gruppo Maiescalco Editore, qui abbiamo presente il nostro editore Maiescalco che è molto vicino alle sensibilizzazioni e quindi grazie anche a lui per averci permesso di trasmettere in diretta questa giornata, grazie a tutti i professionisti, grazie a Don Salvatore Arnone, io non so se Stefania vuole aggiungere qualcosa ma va bene così, la salutiamo anche noi e quindi grazie ancora e alla prossima. Oggi è il 28 aprile, giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Siamo a Cassibile in occasione di un momento di riflessione su un argomento che non bisogna normalizzare, ne abbiamo parlato con tanti professionisti, un'iniziativa qui a Cassibile giunta ormai alla 7ª edizione. Il secondo istituto comprensivo di Cassibile non è il primo anno che tratta l'argomento, nonostante noi siamo un primo ciclo, non è fuori luogo sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica che è una tematica importante, importantissima. Parliamo di 1 milione di incidenti sul lavoro ogni anno, di 1.300 circa le vittime ogni anno, quindi non è una questione pellegrina. E noi siamo stati toccati con la morte di un nostro papà 7 anni fa, quando 8 anni fa, poi abbiamo istituito questo concorso per i bambini, ma soprattutto appunto la giornata di incontro, di studio, di riflessione e di ricordo di queste vittime e di approfondimento sulla tematica, perché pensiamo che l'attenzione su queste questioni non debba calare mai. Salute, sicurezza e legalità sul lavoro e nel lavoro sono i cardini attorno a cui ricostruire nella nostra comunità, nel nostro paese, il mondo del lavoro. Oggi abbiamo avuto un incontro particolarmente significativo con le nuove generazioni. Il tema della sicurezza sul lavoro deve ritornare ad essere prioritario nell'agenda politica dei governi nazionali, regionali e locali, perché non si può più assistere ad una strage infinita come quella che registriamo ogni giorno. Dalle nuove generazioni deve partire la cultura del lavoro attorno alla tutela della vita umana e alla dignità e alla qualità del lavoro stesso. Oggigiorno è diventato ancora più importante, se vuoi, perché la costanza purtroppo di questa che è diventata una tragedia permanente, di leggere almeno 3 morti al giorno per lavoro, è diventata veramente una questione fondamentale per il nostro Paese. Credo che sia una questione culturale da superare e credo che quello che negli ultimi mesi sta succedendo, mettendo anche a repentaglio tutte le normative che negli anni si sono costruite, non siano di buon auspicio. Quindi quello che noi dobbiamo fare è continuare a controllare, continuare a pressare che le ispezioni e i controlli siano fatti dagli enti pubblici e quello che noi nelle fabbriche, io da 40 anni lavoro nella zona industriale, che nelle fabbriche piuttosto che nelle aziende più piccole ci sia veramente una formazione tale da far prendere coscienza a tutti che è la cosa più importante. Il risparmiare sui costi della sicurezza non ha portato mai vantaggi nemmeno alle aziende in prospettiva a medio termine. È necessario conoscere anche l'attività del medico legale perché tante volte l'infortunato non sa che alla base di tutto, ancor prima di avere diciamo, la sua lesione,
e che dovrà poi domani, da cui scaturirà un'inabilità o un'invalidità, deve poterla documentare. Cioè non sempre è semplice avere un infortunio e dire ora io sarò risarcito, ora io sarò indennizzato. Non è così, bisogna dimostrare sempre quello che uno ha subito, perché poi ci sarà sempre un'assicurazione o un medico dell'assicurazione che tenderà a giocare al ribasso e non farà valere le tue ragioni. Allora, alla fine di questa giornata è stato interessante e importante avere in platea i ragazzi, proprio perché, come dicevamo, i ragazzi sono il futuro, la futura generazione. Noi speriamo che, come ha detto un ragazzino, la rabbia che sentiamo noi passi alle nuove generazioni, in modo che loro possano continuare questo lavoro di prevenzione, in modo che non ci siano momenti di aggregazione come questi, ma con questa rabbia, come dire. Quello che vogliamo è che i ragazzi lottino per il loro lavoro e per i diritti e per andare serenamente al lavoro. Quindi l'opera di prevenzione è quella, a mio avviso, più importante su di loro. Lo stimolo da fornire ai ragazzi, quando parlo di ragazzi parlo dalla tenera età fino ai ragazzi più o meno adulti, quindi negli ultimi anni del loro percorso scolastico, e quindi iniziare appunto dalla tenera fino alla matura età, a dargli, a infondergli questo elemento che è la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, fondamentale per il loro accompagnamento futuro, per ovvie ragioni. Certo, non tutti saranno muratori, non tutti saranno idraulici, non tutti saranno manovratori di chissà che cosa, ma una buona parte di questi sappiamo che sfocerà nell'ambito pratico del lavoro, e se arriva con la valigia piena di sicurezza sicuramente il viaggio sarà lungo e sicuro. È stata un'esperienza a dir poco bellissima, anche perché ho ospitato questa edizione, è giunta alla settima, nel salone parrocchiale. È un luogo, come dicevo all'inizio, simbolico e evocativo. Si è parlato di vita e bisogna continuare a parlare di vita. Là dove non è all'attenzione questo drammatico problema, significa che hanno cestinato la vita per tenersi qualche poltrono, qualche ruolo, qualche funzione, ma sta gente, anche quando c'è il sole, non fa ombra, lo dico spesso. O si parla di vita o si parla di vita, e quando si parla di vita bisogna creare tutte le condizioni possibili e immaginabili appunto perché questa vita fiorisca, si sviluppi, si realizzi e si realizzi sempre più e ancora di più. Non possiamo stare con le mani in mano, intanto se ne discuta e se ne discuta in maniera seria e approfondita. Chi ha poi delle decisioni da prendere, ma senza aver ascoltato la realtà, lo farà per fini bassamente politici o per fine elettorale. Ma la vita non si compra, la vita non ammette nessun fine elettorale bassamente politico. La vita è vita. Bisognerebbe rileggere l'inno alla vita che ha fatto una vecchia con la faccia in carta pecorita, piena di rughe, che è Madre Teresa di Calcutta, facendo eco al Vangelo. E poi bisogna contemplare quel Gesù di Nazareth che ha avuto una vita buona, bella, beata e felice. Anche ai tempi di Gesù c'erano incidenti, ma sugli incidenti si rifletteva e si seminava questa vita buona, bella, beata e felice. E l'augurio che faccio a tutti quelli che ci stanno vedendo e ascoltando, in maniera particolare alla mia grande amica, nonché parrocchiana, Stefania Calanni.